sono molto contenta e per Antonella Clerici, perché ripeto, è una persona della RAI che, con quale io ho condiviso tanti anni questa azienda, per cui la considero un'aziendalista. Simona Ventura fa i complimenti ad Antonella Clerici per i risultati del festival, mentre sta per partire mercoledì su Rai 2 con la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che definisce il suo Sanremo. Complimenti alla collega, sì, ma Simona ci tiene a sottolineare che l'edizione presentata da lei era destinata a fallire. No, credo che sia stato Sanremo più controprogrammato della storia, no? E questo la dice lunga, secondo me, ma giustamente, perché in una democrazia ci deve essere la controprogrammazione. Ripeto, mi esalta, oltre che non sono paragonabili, ma non per una cosa, perché io non avevo le case discografiche, poi Sanremo non sarebbe mai dovuto andare in onda, cioè se non fossimo riusciti a salvare Sanremo quell'anno, non ci sarebbe il Sanremo di oggi, perché era proprio c'era una volontà di farlo saltare da parte delle case discografiche, da parte della politica. Quindi io ho vissuto in prima persona questo. E non manca neanche qualche critica al sistema del televoto. No, ma è la verità, il televoto si può raggirare. E quindi lo dico perché, non che ne abbia avuto comprova, perché insomma ci vogliono anche dei bei soldi, ma chi ha i soldi può girare il televoto.